favorito? Che domande mi fai la mattina presto, porca miseria? Che ne so, vedremo. Vincenzo Gracciotti. Noi, appena arrivati nuovi nella classe, puntiamo a vincere una regata. E il favorito di questa regata presumibilmente è Giovanni Meloni, che è sicuramente in un momento di gloria ed è secondo me uno dei più bravi. Sicuramente l'equipaggio con Giovanni Meloni è quello candidato a questa manifestazione. Lunedì. E l'unico neo che risentiranno della mancanza a bordo di Salvatore Fortunato, noto pigiama, che è stato sbarcato viste le ultime prestazioni date all'equipaggio. Anche per me il favorito senz'altro è Giovanni Meloni, che insomma in questo momento è la barca e l'equipaggio che sta andando sicuramente meglio. Ma lo sapete che è con Pietrino forse? No, non è possibile. L'equipaggio di Vincenzo Gracciotti. Favorito Meloni. Poi Benematti, Roberto Benematti. Non me devo dire, è la prima volta che mi portano in barca, ci sono qua perché peso 50 kg. Meloni. Tre favoriti di questa tappa di Alghero, assolutamente i primi tre della classifica, non lo so, e se lo sapessi non lo direi. Beh, sicuramente dopo di noi ci sono Jacopo Pasini e Aurelio con Gracciotti e sicuramente Pietro Negri con Chico Fonda. Per me i favoriti sono Aurelio con Jacopo nella barca di Vincenzo, sicuramente camminano Pietro Negri con Chico alla tattica. Io chiaramente, e poi forse Ciabatti. Ma anche senza pigiama sei favorito? Pigiama tocca sbarcato, pigiama è sbarcato ed è inutile insistere. Ed è stato prontamente sostituito anche. E anche bene sostituito. I favoriti secondo me sono gli equipaggi di casa, spero almeno siano loro, e la barca Tiptronic timonata da Pietrino Fois e però di Alessandro Cabras. E poi mi auguro che Alghero Giori Cotes dica la sua. Dunque i favoriti tu vuoi sapere? A parte Matley? Beh, io penso che o Pietro Negri o Gracciotti con la G. Anche Gracciotti è uno dei favoriti. Allora, qui dei forti ce ne sono tanti, però come mi dice un amico mio carissimo, intorno ai forti ci cagano i soldati, per cui bisogna stare attenti dove si cammina.